Ciao a tutti. Mi contatta l'amico Andrea su YouTube e mi dice: Eddie, ho un vecchio 1512 dell'Amstrad fermo in soffitta. Di solito sono in soffitta o sono in cantina. Sempre meglio in soffitta che in cantina, perché in cantina di solito nell'interrato c'è umidità. La soffitta tendenzialmente no, quindi si spera sempre che escano dalla soffitta. Comunque, ho questo 1512, ho provato a riaccenderlo dopo 25 anni e non funzionava proprio benissimo. Per cui ho detto, ho chiesto ad un altro amico di darmi il suo 1640, perché di due ne vorrei fare uno. Bene, ecco, il suo 1512 è qui. E il 1640 del suo amico è qui. A questo punto mi dice, Eddie, tu hai voglia di due, di farne uno? E dove vada? Senza fretta. Senza prendermi responsabilità, perché di norma non faccio mai riparazioni per nessuno. Tutti i PC vecchi che avete visto sul mio canale in questi 100 rotti video, in questi 2 anni scarsi, sono tutti miei. Io non faccio attività per altri. Primo, perché mi sembra giusto che lo faccia chi lo fa di mestiere, per una questione di responsabilità, per una questione di competenze, capacità. Giustamente ci lavora e ci paga le tasse. Io, anche se lo farei se lo facessi gratis, comunque mi sembrerebbe rubare lavoro a qualcuno che giustamente lo fa di professione, quindi non è la mia idea. Ma questa volta l'ho fatto, ho deciso di farlo, prima perché mi ha promesso 1640, quindi mi ha detto, ti lascio 1640 se mi siete 1512 che è Dio. Ho detto, ok. Ma secondo perché al tempo quando ero all'ITIS, eravamo in tre, in ITIS Informatica, Pordenone e Kennedy, e praticamente eravamo in tre, avevamo io il Philips 9100, l'amico Aurelio, il Commodore PC10 terzo, che è proprio questo che vedete in foto, guasto, me l'ha regalato. E il terzo amico aveva l'Amstrad. Non ricordo se 1512 o 1640, ma io non ci ho mai messo mano su quella macchina, non la conosco. Per cui questa è stata una bella, diciamo, fortuna. Quindi ho detto Andrea, portali con calma, li vedo. Allora, la cosa bella è che sì, sono completi, non hanno plastiche rotte né nulla. Però ovviamente adesso impone che inizio a capirli, perché se devo sistemarli. Lui comunque vorrà tenere il 1512 con un hard disk tipo su XTCF Elite, Windows 1, DOS 321, 331, 330, non lo so, devo ancora capire. Comunque, parliamo di Amstrad, quindi. I giovani conosceranno Amstrad per i lettori satellitari tipo quelli di Sky, quelli un po' meno giovani per i lettori CD, quelli anziani come me per i CPC 464, 6128, 6128 Plus, perché Amstrad ha fatto in realtà l'informatica 8 bit all'inizio degli 80, e poi chi è in mezzo, siamo noi cinquantenni, li ricorderemo anche per i compatibili IBM, perché quel figo di Alan Sugar, perché è sempre stato un figo, purtroppo anche lui per magnà ha dovuto cedere e fare dei compatibili. 86, 87 ha iniziato a fare cose compatibili. Ma è un figo, perché è un figo? Primo, perché ha prodotto un case bellissimo. Secondo, perché è obbligato a comprare anche il suo monitor. Perché? Sì. Ho sbagliato. I monitor danno alimentazione al case. Dopo vedremo che in realtà si può anche bypassare. Però, fondamentalmente, se compri un Amstrad PC 1012-1640, devi comprare il monitor. Terzo, perché non si è accontentato nell'80-88 8-bit dati, 8-bit, insomma, CPU 8-bit, ma ha montato un 8086 con bus dati a 16. È un figo, sempre detto un figo. Non solo l'ha fatto andare a 4,77, no, lui l'ha fatto andare a 8 MHz, quindi ha fatto un compatibile un pochino più quickly degli altri. Sicuramente del PC 10 terzo, giusto per dirne uno. Poi, c'è da dire che però ci ha fatto gli intermati. Perché ci ha fatto gli intermati? Con le sigle. Allora, parliamo di sigle. E dell'esaurimento, soprattutto sui monitor, però parliamo da, diciamo, del case. 1512 può essere DD, double drive, cioè con doppio disco, OSD, single drive, cioè con un disco solo. 1640 può essere DD, double drive, SD, single drive oppure HD con l'hard drive. Quindi con il disco rigido da 20 MB.
Poi, sui monitor invece ci ha fatto sclerare, perché la differenza base tra questi due bussolotti non è tanto la RAM che da 5,12 è passata a 6,40, quanto la gestione dei video, perché mentre il 1512 gestisce CGA e basta, o in monocromatico o a colori, il 1640 in realtà può switchare anche su EGA. Adesso parliamo delle sigle monitor. Anzitutto PC, e lì è semplice. Poi, tutti i monitor di 1512 si chiamano monitor. Tutti i monitor del 1640 si chiamano display. Perché questo? Perché l'ultima lettera è M sui 1512, D sui 1640. La prima indica invece il colore, quindi MM sta per monitor monocromatico, monocromatico colore, del monocromatico monitor. Se ci fosse invece CM sarebbe color monitor, quindi 1512 monta MM, monocromatico monitor, o CM, color monitor. Il 1640 invece monta, semplice no? MD, monocromatico display, CD, cioè color display, e CD, enhanced color display. Quindi, il 1512 emula, cioè ha una CGA di fatto, che può essere a colori o a livelli di grigio, il 1640 CGA a colori o a livelli di grigio, oppure EGA. Oh, ce l'abbiamo fatto. Dicevamo che aveva vincolato l'acquisto anche con i monitor. Questi connettori qua forniscono più 5, meno 5, più 12, meno 12 e la massa. Ora, se io monto all'interno un alimentatore Minwheel, per esempio da 50 euro moderno, con queste tensioni, posso tranquillamente, diciamo, accendere il bussolotto, il case. Non solo, l'uscita video, che abbiamo detto essere CGA o CGA in emulazione EGA, è un classico DIN 8, 7, 6, non lo so, sono accecato dal flash della telecamera, comunque 3, 6, 7, 8 DIN, insomma non so quanti ne sono, non riesco a vedere. La scusa dell'accecamento del flash, ma in realtà è perché non vedo. Oppure 9 pin, classicissimo CGA. Sul video dell'M24 ci avevo fatto anche un cavo datatore per collegarci anche un monitor VGA. Vediamo se funziona. Vabbè, sono appena arrivati, quindi più di tanto non li ho provati. Quindi ci siamo vincolati fino a un certo punto a comprare il monitor. Cioè, insomma, se si guasta, non scleriamo. Non diventiamo pazzi se si rompe. C'è una soluzione a tutto. Bene, poi, tutti hanno... Beh, adesso vediamo un attimino anche le porte esterne. Tutti hanno ovviamente la porta per il mouse. Hanno un DIN per la tastiera. È un XT a tutti gli effetti. Tutti hanno qui un volume per regolare il volume. Poi sul lato sinistro del monitor, luminosità e contrasto. Nella parte, no, sono veramente accecato dal flash, comunque, a parte gli scherzi, cioè, un po' sono perché non ci vedo, ma perché ho 50 anni, però in realtà è perché il flash mi ha accecato. Nella parte posteriore, vediamo se riusciamo a girare tutto senza fare danni. Aiuto! Anche le gambe mi stanno abbandonando. Ok. Nella parte posteriore vediamo regolazioni per la sincronizzazione verticale e orizzontale, l'accensione che alimenta ovviamente dall'accensione a tutto, quindi al monitor e di fatto quindi anche al case. Qui dicevo prima luminosità e contrasto e basta, non c'è altro sul monitor, se lo spostiamo qui. Ok. Qui vediamo, allora, il vano per le batterie tampone, ovviamente per la PRAM del Macintosh, no? Per la data e l'ora. Quattro batterie stilo AA e abbiamo risolto la data e l'ora. Poi abbiamo, ecco qua,
le porte che vi dicevo con la regolazione volume, tastiera, mouse. Ok, ma è anche carino comunque, vero? Adesso spostiamo anche queste. Ok, mettiamo qua. Ok, sul lato, okay. Sul retro abbiamo la solita seriale RS232 Centronics parallela. Poi abbiamo l'uscita video, che qui appunto è DIN, invece sul 1640 è 9 pin, e l'alimentazione. Molto semplice. E di qua siamo arrivati alla fine con lo sportello, che ci consente, se riesco a aprirlo, di vedere le eventuali uscite. Mi avete beccato. Ho già provato a installare l'XTCF Lite. E qua abbiamo lo sportello con le tre uscite per gli slot 8-bit. Perché qui dentro, adesso proviamo ad aprirlo lentamente senza fare danni, c'è la possibilità di installare tre schede ISA 8-bit. Ebbene sì, l'avevo già provato. Ma perché l'avevo già provato? Perché quando è arrivato Andrea a consegnarmelo, ho detto: Andrea, prima di lasciarmeli, facciamo la prova al volo. Installata, acceso, ho visto che l'ha vista, basta. Quindi altro in realtà non so, non so neanche come si apre ancora. Per cui l'unica cosa che ho visto è proprio solo questa. Va bene, allora, io adesso vi lascio, vi saluto, vado a preparare gli altri video su queste due macchine. Giusto per farvi ridere, questa SIM che ho montato, questa CF che ho montato, l'ho smontata dal Philips. Ricordate che ho fatto un altro video, questo, in cui ho installata, è proprio quella, proprio smontata, reinstallata qua e via. Ho visto che è partito, ho detto che Andrea, si può fare, perché non conoscendolo ovviamente è sempre un rischio. Va bene, comunque devo essere sincero, tra i due, anche con l'hard disk in beige, sono proprio belli, tra i due è più bello questo. Va bene, comunque Andrea vuole tenere i due floppy, giustamente, con l'hard disk appunto moderno e più, tra virgolette, sicuro. Ok, ora vi saluto, vi ringrazio di avermi seguito fino a qui, se vi è piaciuto il video mettete un like, iscrivetevi al canale, abbiamo superato gli 800 iscritti, tanti pochi sono tanti perché inizio a sentirmi un po' di responsabilità nel fare i video, sono pochi perché l'impegno comunque tanto, perché ogni video sono almeno 10 ore di lavoro, almeno. Nel video del Macintosh, quello che ho fatto da poco, che ho fatto anche sottotitoli in inglese, cioè non vi dico quante ore ci ho messo anche per fare le traduzioni, perché Google Translate non va bene, non dice quello che voglio io, e quindi è stato un bel lavoro. Va bene, grazie per avermi seguito fino a qui. Ciao! Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale Retro Computing Nord-Est. Premete sul simbolo della campanella per essere sempre aggiornati. E se vi è piaciuto, selezionate un bel mi piace. Grazie a tutti!